Siamo agli ultimi appelli di una campagna elettorale avvelenata e carica di tensione. Chissà se gli indecisi sono riusciti alla fine a farsi un'idea nella lite continua che si è registrata fino all'ultimo tra gli schieramenti del sì e del no. Il premier Matteo Renzi ha scelto Napoli e la Campania per l'ultimo comizio. Il voto del Sud è decisivo, ha detto il presidente del Consiglio, che ha attaccato Ciriaco De Mita. In 40 anni non ha fatto le riforme e ora dice che questa è frettolosa. E poi Renzi è stato ironico. De Mita e Cirino Pomicino potrebbero essere la nuova classe dirigente. Se passa il no, ha assicurato Renzi, lascio gli inciuci agli altri. A voi il compito di scegliere se questo paese finalmente la smette con una burocrazia asfissiante e inizia il futuro, oppure si tiene gli stessi di prima. Se si tiene gli stessi di prima, da lunedì non so se ci sarà un governo tecnico, tecnocratico in un altro modo. So però che il paese avrà perso un'occasione. Ciriaco De Mita ha chiuso invece ad Avellino la sua campagna referendaria e l'ex premier certo non è stato tenero con Renzi e i suoi ministri. Poi si lamentano se li chiamano analfabeti, ha sentenziato il sindaco di Nusco riferendosi ai rappresentanti del governo che a giudizio di De Mita sono venuti in Irpinia a dire di non aver fatto nulla in 3 anni, limitandosi a promettere di tutto.